Buonasera da Michele Rigoni e da Guido Ruberto, benvenute e benvenuti a Storie Lette. Questa sera abbiamo un appuntamento importante con un classico della letteratura, non solo italiana ma anche mondiale, che è Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tomasi di Lampedusa non fece in tempo a vedere pubblicato, a vedere in stampa il suo libro, che era stato scritto fra il 1954 e il 1957, anno della sua morte. La prima edizione è dell'anno successivo, il 1958. E, in questo libro, sicuramente già lo sapete, narrano i cambiamenti avvenuti in Sicilia durante il Risorgimento, nel passaggio dai Borboni al Regno di Sardegna, al Regno d'Italia. Incalzano tempi nuovi, compare la borghesia che comincia ad avere peso e richieste. È un romanzo basato sulle vicende della aristocratica famiglia di Tomasi di Lampedusa. L'autore, un uomo colto e grande studioso di astronomia, colloca un gattopardo, che è un felino dell'Africa settentrionale, nello stemma del casato dei principi di Lampedusa. E a Don Fabrizio, che è il protagonista, è l'uomo intorno al quale ruota tutta quanta la narrazione, fa dire: noi fummo i gattopardi, i leoni, quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene e tutti quanti, gattopardi, sciacalli e pecore, e iene, continueremo a crederci il sale della terra. L'aggettivo gattopardesco è entrato nell'uso collettivo, è diventato un po' l'emblema, il sinonimo del trasformismo delle classi dirigenti italiane. Nello schema del romanzo, mentre appunto Don Fabrizio è legato a un certo tipo di passato, il nipote, l'aitante Tancredi, che avrà nella trasposizione cinematografica il volto di Alain Delon, mentre Angelica, figlia di un borghese, avrà il volto di Claudia Cardinale. Dicevo, il nipote Tancredi si arruola con i Sabaudi, nell'armata Sabauda, e per spiegare questa contraddizione, nonostante la sua origine, lui dice questa la frase famosa: che se vogliamo che tutto cambi, se vogliamo che tutto rimanga così com'è, bisogna che tutto cambi. Proverò a leggere alcuni passi, naturalmente scelti con l'arbitrio che ci è solito, ma col tentativo di farvi tornare alla memoria la storia, i personaggi, e naturalmente con la speranza che andiate a rileggerlo così come noi abbiamo fatto, proprio per potervelo presentare. Nunc et in hora mortis nostre, amen. La recita quotidiana del rosario era finita e durante mezz'ora la voce pacata del principe aveva ricordato i misteri dolorosi. Durante mezz'ora altre voci frammiste avevano tessuto un brusio ondeggiante sul quale si erano distaccati i fiori d'oro di parole inconsuete, amore, verginità, morte. E mentre durava quel brusio, il salone rococò sembrava aver mutato aspetto, financo i pappagalli che spiegavano le ali ridate sulla seta del parato erano apparsi intimiditi. Persino la Maddalena fra le due finestre era sembrata una penitente, anziché una bella biondona svagata in chissà quali sogni, come la si vedeva sempre. Adesso, taciutasi la voce, tutto rientrava nell'ordine, nel disordine consueto. Dalla porta attraverso la quale erano usciti i servi, l'alano Bendicor, attristato della propria esclusione, entrò e sconizzolò. Le donne si alzavano lentamente e l'oscillante regredire delle loro sottane lasciava poco a poco scoperte le nudità mitologiche che si disegnavano sul fondo latteo delle mattonelle. Rismase coperta soltanto un'Andromeda, cui la tonaca di padre Pirrone, attardato in sue orazioni supplementari,
impedì per un po' di rivedere l'argenteo Perseo che, sorvolando i flutti, si affrettava al soccorso e al bacio. Nell'affresco del soffitto si risvegliarono le divinità, le schiere di tritoni e di driadi che dai monti e dai mari, fra nuvole, lampone e ciclamino, si precipitavano verso una trasfigurata conca d'oro per esaltare la gloria di casa Salina, apparvero di subito colme di tanta esultanza da trascurare le più semplici regole prospettiche, e gli dei maggiori, i principi fra gli dei, Giove folgorante, Marte attigliato, Venere languida, che avevano preceduto le turbe dei minori, sorreggevano di buon grado lo stemma azzurro del Gattopardo. Essi sapevano che per 23 ore e mezza adesso avrebbero ripreso la signoria della villa. Sulle pareti, le Bertucce ripresero a far sberleffi ai cacatoè. Al di sotto di quell'Olimpo palermitano, anche i mortali di casa Salina discendevano in fretta giù dalle sfere mistiche. Le ragazze raggiustavano le pieghe delle vesti, scambiavano occhiate azzurrine, parole in gergo di educandato. Da più di un mese, dal giorno dei moti del 4 aprile, le avevano per prudenza fatte rientrare dal convento e rimpiangevano i dormitori a baldacchino e l'intimità collettiva del Salvatore. I ragazzini si accapigliavano di già per il possesso di un'immagine di San Francesco di Paola, il primogenito, l'erede, il duca Paolo, aveva già voglia di fumare e, timoroso di farlo in presenza dei genitori, andava palpando attraverso la tasca la paglia intrecciata del portasigari. Nel volto emaciato si affacciava una malinconia metafisica. La giornata era stata cattiva. Guiscardo, il sauro irlandese, che gli era sembrato giù di vena, e Fanny non aveva trovato il modo o la voglia di fargli pervenire il solito bigliettino color di mammola. A che fare allora si era incarnato il Redentore? La prepotenza ansiosa della principessa fece cadere seccamente il rosario nella borsa, mentre gli occhi belli e maniaci sogguardavano i figli, i servi e il marito tiranno verso il quale il corpo minuscolo si protendeva in una vana ansia di dominio amoroso. Lui, il principe, intanto si alzava. L'urto del suo peso da gigante faceva tremare l'impiantito e nei suoi occhi chiarissimi si riflesse un attimo l'orgoglio di questa effimera conferma del proprio signoreggiare su uomini e fabbricati. Adesso posava lo smisurato messale rosso sulla seggiola che gli era stata dinanzi durante la recita del rosario, riponeva il fazzoletto sul quale aveva posato il ginocchio e un po' di malumore intorbidò il suo sguardo quando rivide la macchiolina di caffè che fin dal mattino aveva ardito interrompere la vasta bianchezza del panciotto. Non che fosse grasso, era soltanto immenso e fortissimo. La sua testa sfiorava nelle case abitate dai comuni mortali il rosone inferiore dei lampadari, le sue dita potevano accartocciare come carta velina le monete da un ducato e fra Villa Salina e la bottega di un orefice era un frequente andirivieni per la riparazione di forchette e cucchiai che la sua contenuta ira a tavola gli faceva spesso piegare in cerchio. Quelle dita d'altronde sapevano anche essere di tocco delicatissimo nel maneggiare e carezzare, e di ciò si ricordava a proprio danno Maria Stella, la moglie, e le viti, le ghiere, i bottoni smerigliati dei telescopi, cannocchiali e cercatori di comete che lassù, in cima alla villa, affollavano il suo osservatorio privato e si mantenevano intatti sotto lo sfioramento leggero. I raggi del sole calante di quel pomeriggio di maggio accendevano il colorito roseo, il pelame color di miele del principe, denunziavano essi l'origine tedesca di sua madre, di quella principessa Carolina, la cui alterigia aveva congelato 30 anni prima la corte sciattona delle due Sicilie. Ma nel sangue di lui fermentavano altre essenze germaniche ben più incomode per quell'aristocratico siciliano nell'anno 1860 di quanto potessero essere attraenti la pelle bianchissima e i capelli biondi nell'ambiente di Olivastri e di Corvini. Un temperamento autoritario, una certa rigidità morale, una propensione alle idee astratte che nell'habitat molliccio della società palermitana si erano mutati in prepotenza capricciosa, perpetui scrupoli morali e disprezzo per i suoi parenti e amici che gli sembrava andassero alla deriva nel lento fiume pragmatistico siciliano. Primo
ed ultimo di un casato che per secoli non aveva mai saputo fare neppure l'addizione delle proprie spese e la sottrazione dei propri debiti, possedeva forti e reali inclinazioni alle matematiche. Aveva applicato queste all'astronomia e ne aveva tratto sufficienti riconoscimenti pubblici e gustosissime gioie private. Basti dire che in lui l'orgoglio e l'analisi matematica si erano a tal punto associati da dargli l'illusione che gli astri obbedissero ai suoi calcoli, come di fatto sembravano fare, e che due pianetini che aveva scoperto, Salina e Svelto, li aveva chiamati come il suo feudo e un suo bracco indimenticato, propagassero la fama della sua casa nelle sterili plaghe fra Marte e Giove, e che quindi gli affreschi della villa fossero stati più una profezia che una adulazione. Sollecitato da una parte dall'orgoglio e dall'intellettualismo materno, dall'altra dalla sensualità e faciloneria del padre, il povero principe Fabrizio viveva in un perpetuo scontento, pur sotto il cipiglio zeusiano, e stava a contemplare la rovina del proprio ceto e del proprio patrimonio senza avere nessuna attività e ancor minor voglia di porvi riparo. Quella mezz'ora fra il rosario e la cena era uno dei momenti meno irritanti della giornata ed egli ne pregustava ore prima la pur dubbia calma. Brutti tempi, eccellenza! La voce di padre Pirrone risuonò come un'eco dei suoi pensieri. Compresso in un cantuccio del coupé, premuto dalla massa del principe, piegato dalla prepotenza del principe, il gesuita soffriva nel corpo e nella coscienza e, uomo non mediocre qual era, trasferiva subito le proprie pene effimere nel mondo durevole della storia. Guardi, eccellenza, e additava i monti scoscesi della Conca d'Oro ancora chiari in quell'ultimo crepuscolo. Ai loro fianchi, sulle cime, ardevano decine di fuochi. I falò che le squadre ribelli accendevano ogni notte, silenziosa minaccia alla città regia e conventuale. Sembravano quelle luci che si vedono ardere nelle camere degli ammalati gravi durante le estreme nottate. Vedo, padre, vedo. E pensava che forse Tancredi era attorno a uno di quei fuochi malvagi ad attizzare con le mani aristocratiche la brace che ardeva appunto per svalutare le mani di quella sorta. Veramente sono un bel tutore col pupillo che fa qualsiasi sciocchezza gli passi per la testa. La strada adesso era in leggera discesa, si vedeva Palermo vicina completamente al buio. Le sue case basse e serrate erano oppresse dalla smisurata mole dei conventi. Di questi ve n'erano decine, tutti immani, spesso associati in gruppi di due o di tre, conventi di uomini, di donne, conventi ricchi, conventi poveri, conventi nobili e conventi plebei, conventi di gesuiti, benedettini, francescani, di cappuccini, di carmelitani, di agostiniani. Smunte cupole dalle curve incerte, simili a seni svuotati di latte, si alzavano ancora più in alto, ma erano essi i conventi a conferire alla città la cupezza sua e il suo carattere, il suo decoro, insieme al senso di morte che neppure la frenetica luce siciliana riusciva mai a disperdere. A quell'ora poi, a notte quasi fatta, essi erano i despoti del panorama. Ed era contro di essi in realtà che erano accesi i fuochi delle montagne, attizzati del resto da uomini assai simili a quelli che nei conventi vivevano, fanatici come essi, chiusi come essi e come essi avidi di potere, cioè come l'uso di ozio. Questo pensava il principe mentre i bai procedevano al passo nella discesa. Pensieri in contrasto con la sua essenza vera, partoriti dall'ansia sulla sorte di Tancredi e dallo stimolo sensuale che lo induceva a rivoltarsi contro le costrizioni che i conventi incarnavano. Adesso, infatti, la strada attraversava gli aranceti in fiore e l'aroma nuziale delle zagare annullava ogni cosa come il plenilunio annulla un paesaggio. L'odore dei cavalli sudati, l'odore di cuoio delle imbottiture, l'odor di principe e l'odor di gesuita. Tutto era cancellato da quel profumo islamico che evocava Hurì e Carnali oltretomba. Padre Pirrone ne fu commosso anche lui. Che bel paese sarebbe questo, eccellenza, se non vi fossero tanti gesuiti, pensò il principe che dalla voce del prete aveva avuto interrotti presagi dolcissimi e subito si pentì della villania non consumata e con la grossa mano batté sul tricorno del vecchio amico. Fra 2 ore ripasserò a prendervi, padre. Buone orazioni.
E il povero Pirrone bussò confuso alla porta del convento mentre il coupé si allontanava per i vicoli. Lasciata la vettura, il principe si diresse a piedi laddove era deciso ad andare. La strada era breve, ma il quartiere malfamato. Soldati in completo equipaggiamento, cosicché si capiva subito che si erano allontanati furtivamente dai reparti bivaccanti nelle piazze, uscivano con gli occhi smerigliati dalle casette basse su cui gracili balconi una pianta di basilico spiegava la facilità con la quale erano entrati. Giovinastri sinistri dai larghi calzoni litigavano nelle tonalità basse dei siciliani arrabbiati. Da lontano giungeva il rumore schioppettate, sfuggite a sentinelle nervose e superata questa strada costeggiò la cala. Nel vecchio porto peschereccio le barche semiputride dondolavano con l'aspetto desolato dei cani rognosi. Sono un peccatore, lo so, doppiamente peccatore, dinanzi alla legge divina e dinanzi all'affetto umano di Stella. Non vi è dubbio, domani mi confesserò a padre Pirrone. Sorrise dentro di sé, pensando che forse sarebbe stato superfluo, tanto sicuro doveva essere il gesuita dei suoi trascorsi di oggi. Poi lo spirito di arzigogolio riprese il sopravvento. Pecco, è vero, ma pecco per non peccare più, per strapparmi questa spina carnale, per non essere trascinato in guai maggiori. Questo il Signore lo sa. Fu sopraffatto da un intenerimento verso se stesso, mentalmente piagnucolava. Sono un povero uomo debole, pensava mentre il passo poderoso comprimeva l'acciottolato sudicio. Sono debole e non sostenuto da nessuno. Stella, si fa presto a dire, il Signore sa se l'ho amata, ci siamo sposati a 20 anni, ma lei adesso è troppo prepotente, troppo anziana anche. Il senso di debolezza gli era passato. Sono un uomo vigoroso ancora. E come fo ad accontentarmi di una donna che a letto si fa il segno della croce prima di ogni abbraccio e che dopo, nei momenti di maggiore emozione, non sa che dire Gesù Maria? Quando ci siamo sposati, tutto ciò mi esaltava, ma adesso 7 figli ho avuto con lei, 7, e non ho mai visto il suo ombelico. È giusto questo? Gridava, quasi eccitato dalla sua eccentrica angoscia. È giusto? Lo chiedo a voi tutti, e si rivolgeva al portico della catena. La vera peccatrice è lei. La rassicurante scoperta lo confortò e bussò deciso alla porta di Mariannina. Le stanze dell'amministrazione erano ancora deserte, silenziosamente illuminate dal sole attraverso le persiane chiuse, benché quello fosse il posto della villa nel quale si compivano le maggiori frivolità, il suo aspetto era di austerità severa. Dalle pareti a calce si riflettevano sul pavimento tirato a cera gli enormi quadri rappresentanti i feudi di Casa Salina, spiccanti a colori vivaci dentro le cornici nere nere e oro, e si vedeva Salina, l'isola delle montagne gemelle, attorniate da un mare tutto trine di spuma, sul quale galere pavesate caracollavano. Poi Querceta, con le sue case basse attorno alla chiesa madre, verso la quale procedevano gruppi di pellegrini azzurrognoli, Ragattisi, stretto fra le gole dei monti, argivocale minuscolo nella smisuratezza della pianura frumentaria cosparsa di contadini operosi. Donna fugata. Con il suo palazzo barocco, meta di cocchi scarlatti, di cocchi verdini, di cocchi dorati, carichi a quanto sembrava di femmine, di bottiglie e di violini. Molti altri ancora, tutti protetti sotto il cielo terso e rassicurante dal gattopardo sorridente fra i lunghi mustacchi. Ognuno festoso, ognuno desideroso di esaltare l'illuminato imperio, tanto misto che mero di Casa Salina. Ingenui capolavori di arte rustica del secolo scorso, inatti però a delimitare confini, precisare aree, redditi, cose che infatti rimanevano ignote. La ricchezza, nei molti secoli di esistenza, si era mutata in ornamento, in lusso, in piaceri. Soltanto in questo l'abolizione dei diritti feudali aveva decapitato gli obblighi insieme ai privilegi. La ricchezza, come un vino vecchio, aveva lasciato cadere in fondo alla botte le fecce della cupidigia. Delle cure, anche quelle della prudenza, per conservare soltanto l'ardore e il colore. E a questo modo finiva con l'annullare se stessa. Questa ricchezza che aveva realizzato il proprio fine era composta solo di oli essenziali e come gli oli essenziali evaporava in fretta.
di già alcuni di quei feudi tanto festosi nei quadri avevano preso il volo e permanevano soltanto nelle tele variopinte, nei nomi. Altri sembravano quelle rondini settembrine ancora presenti, ma di già radunate e stridenti sugli alberi, pronte a partire. Ma ve ne erano tanti, sembrava non potessero mai finire. Malgrado quest'ultima considerazione, la sensazione provata dal principe entrando nel proprio studio fu come sempre sgradevole. Nel centro della stanza torreggiava una scrivania con decine di cassetti, nicchie, incavi, ripostigli e piani inclinati. La sua mole di legno giallo e nero era scavata e truccata come un palcoscenico piena di trappole, di piani scorrevoli, di accorgimenti di segretezza che nessuno sapeva più far funzionare all'infuori dei ladri. Era coperta di carte. E benché la previdenza del principe avesse avuto cura che buona parte di esse si riferisse alle atarassiche regioni dominate dall'astronomia, quel che avanzava era sufficiente a riempire di disagio il cuore suo. Gli tornò in mente a un tratto la scrivania di Re Ferdinando a Caserta, anch'essa ingombra di pratiche, di decisioni da prendere con le quali ci si potesse illudere di influire sul torrente delle sorti che invece irrompeva per conto suo in un'altra vallata. Don Fabrizio pensò a una medicina scoperta da poco negli Stati Uniti d'America che permetteva di non soffrire durante le operazioni più crudeli, di rimanere sereni tra le sventure. Morfina, lo avevano chiamato questo rozzo surrogato chimico dello stoicismo pagano, della rassegnazione cristiana. Per il povero re, l'amministrazione fantomatica teneva luogo di morfina. Lui, Salina, ne aveva una di più eletta composizione, l'astronomia. Dovette però esiliarsi presto da quei sereni regni stellari. Entrò Don Ciccio Ferrara, il contabile. «Tristi tempi, eccellenza», disse dopo gli ossequi rituali. «Stanno per succedere grossi guai, ma dopo un po' di trambusto e di sparatorie tutto andrà per il meglio e nuovi tempi gloriosi verranno per la nostra Sicilia. Non fosse che tanti figli di mamma ci rimetteranno la pelle, non potremo che essere contenti». Il principe borbottava senza esprimere un'opinione. «Don Ciccio», disse poi, «bisogna mettere dell'ordine nella esazione dei canoni di Querceta. Sono 2 anni che da lì non si vede un quattrino». «La contabilità è a posto, eccellenza», era la frase magica. «Occorre soltanto scrivere a Don Angelo Mazza di eseguire le procedure. Sottoporrò oggi stesso la lettera alla vostra firma». E se ne andò a rimestrare fra gli enormi registri nei quali, con 2 anni di ritardo, erano minutamente calligrafati tutti i conti di Casa Salina, meno quelli davvero importanti. Rimasto solo, Don Fabrizio ritardò il proprio tuffo nelle nebulose. Era irritato non già contro gli avvenimenti che si preparavano, ma contro la stupidaggine di Ferrara, nel quale aveva un tratto identificato una delle classi che sarebbero divenute dirigenti. «Quel che dice il buon uomo è proprio l'opposto della verità. Compiangi molti figli di mamma che creperanno e questi saranno invece molto pochi. Se conosco il carattere dei 2 avversari, proprio non uno di più di quanto sarà necessario alla compilazione di un bollettino di vittoria a Napoli o a Torino, che è poi la stessa cosa. Crede invece ai tempi gloriosi per la nostra Sicilia, come si esprime lui, il che ci è stato promesso in occasione di ognuno dei 100 sbarchi, da Nice in poi, e che non è mai successo». Poco dopo venne Russo, il soprastante, l'uomo che il principe trovava più significativo fra i suoi dipendenti, svelto, ravvolto non senza eleganza nella bunaca di velluto rigato, con gli occhi avidi sotto una fronte senza rimorsi. Era per lui la perfetta espressione di un ceto in ascesa. Ossequioso del resto e quasi sinceramente devoto, poiché compiva le proprie ruberie, convinto di esercitare un diritto. «Immagino quanto vostra eccellenza sarà seccato per la partenza del signorino Tancredi, ma la sua assenza non durerà molto, ne sono sicuro, tutto andrà a finire bene». Ancora una volta il principe si trovò di fronte a uno degli enigmi siciliani. In questa isola segreta, dove le case sono sbarrate e i contadini dicono di ignorare la via per andare al paese nel quale vivono e che si vede lì sul colle a 10 minuti di strada, in quest'isola, malgrado lo stentato lusso di mistero, la riservatezza è un mito. Fece cenno al Russo di sedere e lo guardò fisso negli occhi. «Pietro,
Parliamoci da uomo a uomo. Tu pure sei immischiato in queste faccende. Immischiato non era, rispose, era padre di famiglia. Questi rischi sono roba da giovanotti, come il signorino Tancredi. Si figuri se nasconderei qualcosa a vostra eccellenza, che è come mio padre. Intanto, 3 mesi fa, aveva nascosto nel suo magazzino 150 cesti di limoni del principe e sapeva che il principe lo sapeva. Ma devo dire che il mio cuore è con loro, con i ragazzi arditi. Si alzò per lasciare entrare il cane bendicolo che faceva tremare la porta sotto il suo impeto amichevole. Si risiede. Vostra eccellenza lo sa, non se ne può più, perquisizioni, interrogatori, scartoffie per ogni cosa, uno sbirro ogni cantone. Un galantuomo non è libero di badare ai fatti propri. Dopo invece avremo la libertà, la sicurezza, tasse più leggere, la facilità, il commercio. Tutti staremo meglio, i preti soli ci perderanno. Il Signore protegge i poveretti come me, non loro. Don Fabrizio sorrideva, sapeva che era proprio lui, Russo, che attraverso interposta persona desiderava comprare Argivocale. Ci saranno giorni di schioppettate e di trambusto, ma Villa Salina sarà sicura come una rocca. Vostra Eccellenza è il nostro padre, io ho tanti amici qui. I piemontesi entreranno solo col cappello in mano per riverire le eccellenze vostre, e poi lo zio è il tutore di Don Tancredi. Il principe si sentì umiliato. Adesso si vedeva disceso al rango di protetto degli amici di Russo. Il suo solido merito, a quanto sembrava, era di essere zio di quel moccioso di Tancredi. Poco dopo alcune parole di Russo gli diedero sollievo. Tutto sarà meglio, mi creda, eccellenza. Gli uomini onesti e abili potranno farsi avanti, il resto sarà come prima. Questa gente, questi liberalucoli di campagna, volevano soltanto avere il modo di approfittare più facilmente, punto e basta. Per ondine avrebbero preso il volo più presto, ecco tutto, del resto ce n'erano ancora tante nel nido. Forse hai ragione tu, chi lo sa. Adesso aveva penetrato tutti i riposti sensi, le parole enigmatiche di Tancredi, quelle enfatiche di Ferrara, quelle false ma rivelatrici di Russo, avevano ceduto il loro rassicurante segreto. Molte cose sarebbero avvenute, ma tutto sarebbe stato una commedia. Una rumorosa, romantica commedia con qualche macchia di sangue sulla veste buffonesca. Questo era il paese degli accomodamenti, non c'era la furia francese. Anche in Francia, d'altronde, se si eccettua il giugno del 48, quando mai era successo qualcosa di serio? Aveva voglia di dire al Russo, ma la innata cortesia lo trattenne. Ho capito benissimo. Voi non volete distruggere noi, i vostri padri. Volete soltanto prendere il nostro posto, con dolcezza, con buone maniere, mettendoci magari in tasca qualche migliaio di ducati. E così tuo nipote, caro Russo, crederà sinceramente di essere barone e tu diventerai, che so io, il discendente di un boiardo di Moscovia, mercé il tuo nome, anziché il figlio di un cafone di pelo rosso, come proprio quel nome rivela. Tua figlia già prima avrà sposato uno di noi, magari anche questo stesso Tancredi con i suoi occhi azzurri e le sue mani dinoccolate. Del resto è bella, e una volta che avrà imparato a lavarsi, perché tutto resti com'è, com'è nel fondo, soltanto una lenta sostituzione di ceti. Le mie chiavi dorate di gentiluomo di camera, il cordone ciliegia di San Gennaro dovranno restare nel cassetto e poi finiranno in una vetrina del figlio di Paolo. Ma i Salina rimarranno in Salina, magari qualche compenso lo avranno, il senato di Sardegna, il nastro pistacchio di San Maurizio. Ciondoli questi, ciondoli quelli. Si alzò. Pietro, parla con i tuoi amici, qui ci sono tante ragazze, bisogna che non si spaventino. Ero sicuro, eccellenza, ho di già parlato, Villa Salina sarà tranquilla come una badia, e sorrise affettuosamente ironico. Gli alberi, ci sono gli alberi! Il grido partito dalla prima delle carrozze percorse a ritroso la fila delle altre 4, pressoché invisibili nella nuvola di polvere bianca, e a ognuno degli sportelli volti sudati espressero una soddisfazione stanca. Gli alberi, a dire il vero, erano soltanto 3 ed erano degli eucalipti, più sbilenchi figli di madre natura, ma erano anche i primi che si avvistassero da quando alle 6 del mattino la famiglia Salina aveva lasciato Bisacquino. Adesso erano le 11 e per quelle 5 ore non si erano viste che pigre groppe di colline avvampanti di giallo sotto il sole.
Il trotto sui percorsi piani si era brevemente alternato alle lunghe e lente arrancate delle salite, al passo prudente nelle discese. Passo e trotto del resto egualmente stemperati dal continuo fluire delle sonagliere, che ormai non si percepiva più se non come manifestazione sonora dell'ambiente arroventato. Si erano attraversati paesi dipinti in azzurro tenero, stralunati. Su ponti di bizzarra magnificenza si erano valicate fiumare integralmente asciutte. Si erano costeggiati disperati di lupi che saggine e ginestre non riuscivano a consolare. Mai un albero, mai una goccia d'acqua, sole e polverone. All'interno delle vetture, chiuse appunto per quel sole e quel polverone, la temperatura aveva certamente raggiunto i 50 gradi. Quegli alberi assetati che si abbracciavano sul cielo sbiancato annunziavano parecchie cose. Che si era giunti a meno di 2 ore dal termine del viaggio, che si entrava nelle terre di Casa Salina, che si poteva far colazione e forse anche lavarsi la faccia con l'acqua verminosa di un pozzo. 10 minuti dopo si era giunti alla fattoria di Rampinzeri, un enorme fabbricato, abitato soltanto durante un mese dell'anno da braccianti, muli e altro bestiame che vi si radunava per il raccolto. Sulla porta solidissima ma sfondata, un gattopardo di pietra bianca danzava, benché una sassata gli avesse stroncato proprio le gambe. Accanto al fabbricato, un pozzo profondo, vigilato da quegli eucalipti, offriva mutui vari servizi dei quali era capace. Sapeva far da piscina, da abbeveratoio, da carcere, dal cimitero. Dissetava, propagava il tifo, custodiva cristiani sequestrati, occultava carogne di bestie e di uomini, sinché si riducessero a levigati scheletri anonimi. Tutta la famiglia Salina discese dalle vetture. Il principe, rallegrato dalla prospettiva di giungere presto alla sua donna fugata prediletta, la principessa, irritata a un tempo inerte, cui la serenità del marito però dava ristoro, le ragazze stanche, i ragazzini eccitati dalla novità che il caldo non aveva potuto domare. Tutti erano bianchi di polvere, fin sulle ciglia, le labbra o le code. Nuvolette biancastre si alzavano attorno alle persone che, giunte alla tappa, si spolveravano l'un l'altra. Tanto più brillava fra il sudiciume la correttezza elegante di Tancredi. Aveva viaggiato a cavallo e, giunto alla fattoria mezz'ora prima della carovana, aveva avuto il tempo di spolverarsi, ripulirsi e cambiare la cravatta bianca. Quando aveva tirato fuori l'acqua dal pozzo, a molti usi, si era guardato un momento nello specchio e si era trovato a posto con quella benda nera sull'occhio destro che ormai serviva a ricordare più che curare la ferita al sopracciglio buscata 3 mesi fa ai combattimenti di Palermo. Con quell'altro occhio azzurro che sembrava aver assunto l'incarico di esprimere la malizia anche di quello temporaneamente eclissato, col filetto scarlatto al di sopra della cravatta che discretamente alludeva alla camicia rossa che aveva portato. Aiutò la principessa a scendere dalla vettura, spolverò con la manica la tuba dello zio, distribuì caramelli alle cugine e frizzi ai cuginetti, si genuflesse quasi dinanzi al gesuita e ricambiò gli impeti passionali di Bendicò, prese in giro tutti, incantò tutti. I cocchieri facevano lentamente passeggiare in giro i cavalli per rinfrescarli prima della beverata, i camerieri stendevano le tovaglie sulla paglia avanzata dall'attrebbiatura, nel rettangolino d'ombra proiettato dalla fattoria. Vicino al pozzo premuroso incominciò la colazione. Intorno onneggiava la campagna funerea, gialla di stoppie, nera di restucce bruciate, e il lamento delle cicale riempiva il cielo. Era come il rantolo della Sicilia arsa che alla fine di agosto aspetta invano la pioggia. Al di là del breve ponte, le autorità stavano ad attendere, circondate da qualche decina di contadini. Appena le carrozze entrarono sul ponte, la banda municipale attaccò con foga frenetica: «Noi siamo Zingarelle, primo strambo e caro saluto che da qualche anno donna fugata porgeva al suo principe». E subito dopo le campane della chiesa madre e del convento di Santo Spirito, avvertite da qualche monello in vedetta, riempirono l'aria di baccano festoso. «Grazie a Dio, mi sembra che tutto sia come al solito», pensò il principe scendendo dalla carrozza. Vi erano lì Don Calogero Sedara, il sindaco, con i fianchi stretti da una fascia tricolore nuova fiammante, come la sua carica, Monsignor Trottolino, l'arciprete, con il suo faccione arsiccio, Don Ciccio Ginestra, il notaio che era venuto carico di gale e pennacchi in qualità di capitano della Guardia Nazionale. Vi era Don Totò Giambono, il medico, e vi era la piccola Nunzia Giarritta, che porse alla principessa uno scomposto mazzo di fiori colti, del resto, mezz'ora prima nel giardino del palazzo.
Vi era Ciccio Tumeo, l'organista del Duomo, il quale a rigor di termini non avrebbe avuto rango sufficiente per schierarsi con le autorità, ma che era venuto lo stesso quale amico e compagno di caccia e che aveva avuto la buona idea di portare con sé, per far piacere al principe, Teresina, la cagna bracca focata con i due segnetti color nocciola di sopra degli occhi, e che del suo ardire fu ricompensato da un sorriso tutto particolare di Don Fabrizio. Questi era di ottimo umore, sinceramente blando, era disceso dalla carrozza insieme alla moglie per ringraziare e sotto l'imperversare della musica di Verdi e del frastuono delle campane abbracciò il sindaco e strinse la mano a tutti gli altri. La folla dei contadini era muta, ma dagli occhi immobili traspariva una curiosità non ostile, perché i villani di Donna Fugata non avevano nulla contro il loro tollerante signore che così spesso dimenticava di esigere i canoni e i piccoli fitti. E poi, avvezzi a vedere il Gattopardo baffuto danzare sulle facciate del palazzo, sul frontone delle chiese, in cima alle fontane, sulle piastrelle maiolicate delle case, erano curiosi di vedere adesso l'autentico Gattopardo in pantaloni di piqué distribuire a tutti zampate amichevoli e sorridere nel volto di felino cortese. Non c'è da dire, tutto è come prima, meglio di prima, anzi. Anche Tancredi era oggetto di grande curiosità, tutti lo conoscevano da tempo, ma adesso gli appariva come trasfigurato, non si vedeva più in lui il giovanotto spregiudicato, ma l'aristocratico liberale, il compagno di Rosolino Pilo, il glorioso ferito dei combattimenti di Palermo. Lui in quell'ammirazione rumorosa nuotava come un pesce in acqua. Quei rustici ammiratori erano davvero uno spasso. Parlava loro in dialetto, scherzava, prendeva in giro se stesso e la propria ferita, ma quando diceva il generale Garibaldi, scalava la voce di un tono e prendeva l'aria assorta di un chierichetto davanti allo stensorio. E a Don Calogero Sedara, del quale aveva vagamente inteso che si era dato molto da fare nei giorni della liberazione, disse con voce sonora: «Di voi, Don Calogero, Crispi mi ha detto gran bene». Dopodiché diede il braccio alla cugina Concetta e se ne andò lasciando tutti invisibili. Finiti i convenevoli con Don Onofrio e Donna Maria, la principessa, che si reggeva ormai soltanto sui nervi, andò di filato a letto. Le ragazze e Tancredi corsero verso le calde ombre del giardino. Don Fabrizio e l'amministratore fecero il giro del grande appartamento. Tutto era in perfetto ordine: i quadri nelle loro cornici pesanti erano spolverati, le dorature delle rilegature antiche mettevano il loro fuoco discreto, l'alto sole faceva brillare i marmi grigi attorno a ogni porta. Ogni cosa era nello stato in cui si trovava da 50 anni. Uscito dal turmine rumoroso dei dissidi civili, Don Fabrizio si sentì rinfrancato, pieno di serena sicurezza, e guardò quasi tenderamente Don Onofrio che gli trotterellava al fianco. Don Onofrio, voi siete veramente uno di quei gnomi che custodiscono i tesori. La riconoscenza che vi dobbiamo è grande. In un altro anno il sentimento era stato uguale, ma le parole non gli erano salite alle labbra e Don Nofrio lo guardò grato e sorpreso. Dovere, eccellenza, dovere. E per nascondere la propria emozione si grattava un orecchio con il lunghissimo unghio del mignolo sinistro. Dopo l'amministratore venne sottoposto alla tortura del tè. Don Fabrizio se ne fece portare due tazze e con la morte nel cuore Don Nofrio dovette inghiottirne una. Poi si mise a raccontare le cronache di Donna Fugata. 2 settimane fa aveva rinnovato l'affitto del feudo Aquila a condizioni un po' peggiori di prima, aveva dovuto affrontare delle spese per la riparazione dei solai delle foresterie, ma avevano in cassa a disposizione di Sua Eccellenza 3.275 onze al netto di ogni spesa, tassa e del proprio stipendio. Poi vennero le notizie private che si adunavano attorno al grande fatto dell'annata, la continua, rapida ascesa della fortuna di Don Calogero Sedara. 6 mesi fa era scaduto il mutuo concesso al barone Tumino ed egli si era incamerata la terra. Mercé 1.000 onze prestate, possedeva adesso una nuova proprietà che ne rendeva 500 all'anno. In aprile aveva potuto acquistare 2 salme di terreno per un pezzo di pane e in quella piccola proprietà vi era una cava di pietra ricercatissima che gli si proponeva di sfruttare. Aveva concluso vendite di frumento quanto mai profittevoli nei momenti di disorientamento e di carestia che avevano seguito lo sbarco. La voce di Don Nofrio si riempì di rancore. Ho fatto un conto sulla punta delle dita. Le rendite di Don Calogero eguaglieranno fra poco quelle di Vostra Eccellenza qui a Donna Fugata. E questa in paese è la minore delle sue proprietà.
Insieme alla ricchezza cresceva anche la sua influenza politica, era divenuto il capo dei liberali a Donna Fugata e anche nei borghi vicini. Quando ci sarebbero state le elezioni era sicuro di essere inviato deputato a Torino. E che aria si danno? Non lui che è troppo intelligente per farlo, ma sua figlia, per esempio, che è ritornata dal collegio di Firenze e che va in giro per il paese con la sottana rigonfia e i nastri di velluto che le pendono giù dal cappellino. Il principe taceva. La figlia, sì. Quell'angelica che sarebbe venuta a pranzo stasera. Era curioso di rivedere quella, era curioso di rivedere quella pastorella agghindata. Non era vero che nulla era mutato. Don Calogero, ricco quanto lui. Ma queste cose in fondo erano previste. Erano il prezzo da pagare. Il principe aveva sempre tenuto a che il primo pranzo a Donna Fugata avesse un carattere solenne. I figlioli sotto i 15 anni erano esclusi dalla tavola, venivano serviti i vini francesi, vi era il poncio alla romana prima dell'arrosto, i domestici erano in cipria e polpe. Su di un solo particolare transigeva, non si metteva in abito da sera per non imbarazzare gli ospiti che evidentemente non ne possedevano. Quella sera, nel salone detto di Leopoldo, la famiglia Salina aspettava gli ultimi invitati. Da sotto i paralumi di Merletto, i lumi di Merletto, i lumi a petrolio spandevano una gialla luce circoscritta. Gli smisurati ritratti equestri di Salina trapassati non erano che delle immagini imponenti e vaghe come il loro ricordo. Don Onofrio era già arrivato con la moglie, così pure l'arciprete che con la mantellina pieghettata giù dalle spalle in segno di gala parlava con la principessa delle beghe del collegio di Maria. Era giunto anche Don Ciccio, l'organista, che rievocava insieme al principe favolosi tiri riusciti nelle forre della Dragonara. Tutto era placido, consueto, quando Francesco Paolo, il sedicenne figlio, fece nel salotto un'irruzione scandalosa. Papà, Don Calogero sta salendo le scale. È in frac. Tancredi valutò l'importanza della notizia un secondo prima degli altri. Era intento ad ammaliare la moglie di Don Onofrio, ma quando udì la fatale parola non poté trattenersi e scoppiò in una risata convulsa. Non rise invece il principe, al quale, è lecito dirlo, la notizia fece un effetto maggiore del bollettino dello sbarco a Marsala. Quello era stato un avvenimento previsto, non solo, ma anche lontano e invisibile. Adesso, sensibile come egli era ai presagi e ai simboli, contemplava la rivoluzione stessa in quel cravattino bianco e in quelle due code nere che salivano le scale di casa sua. Non soltanto lui, il principe, non era più il massimo proprietario di Donna Fugata, ma si vedeva anche costretto a ricevere, vestito da pomeriggio, un invitato che si presentava a buon diritto in abito da sera. Il suo sconforto fu grande, durava ancora mentre meccanicamente si avanzava verso la porta per ricevere l'ospite. Quando lo vide, però, le sue pene furono alquanto alleviate. Perfettamente adeguato quale manifestazione politica, si poteva però affermare che, come riuscita sartoriale, il frac di Don Calogero era una catastrofe. Il panno era finissimo, il modello recente, ma il taglio era semplicemente mostruoso. Il verbo londinese si era assai malamente incarnato in un artigiano girgentano cui la tenace avarizia di Don Calogero si era rivolta. Le punte delle due falde si ergevano verso il cielo in muta supplica, il vasto colletto era informe e per quanto doloroso, è necessario dirlo, i piedi del sindaco erano calzati da stivaletti abbottonati. Don Calogero si avanzava con la mano tesa e inguantata verso la principessa. Mia figlia chiede scusa, non era ancora del tutto pronta. Vostra Eccellenza sa come sono le femmine in queste occasioni, aggiunse, esprimendo in termini quasi vernacoli un pensiero di levità parigina. Ma sarà qui fra un attimo, da casa nostra sono due passi, come sapete. L'attimo durò 5 minuti. Poi la porta si aprì ed entrò Angelica. La prima impressione fu di abbagliata sorpresa. I Salina rimasero col fiato in gola. Tancredi sentì addirittura come gli pulsassero le vene delle tempie. Sotto l'impeto della sua bellezza, gli uomini rimasero incapaci di notare, analizzandoli, i non pochi difetti che questa bellezza aveva. Molte dovevano essere le persone che di questo lavorio critico non furono capaci mai. Era alta e ben fatta, in base a generosi criteri. La carnagione sua doveva possedere il sapore della crema fresca alla quale assomigliava la bocca infantile quello delle fragole. Sotto la massa dei capelli color di notte avvolti in soavi ondulazioni, gli occhi verdi albeggiavano, immoti come quelli delle statue e come essi un po' crudeli.
Procedeva lenta, facendo roteare intorno a sé l'ampia gonna bianca, e recava nella persona la pacatezza, l'invincibilità della donna di sicura bellezza. Non si curò di Don Fabrizio che accorreva verso di lei, oltrepassò Tancredi che sorrideva trasognato. Dinanzi alla poltrona della principessa, la sua groppa stupenda disegnò un lieve inchino, e questa forma di omaggio inconsueta in Sicilia le conferì un istante il fascino dell'esotismo in aggiunta a quello della bellezza paesana. «Angelica mia, da quanto tempo non ti avevo vista? Sei molto cambiata e non in peggio». La principessa non credeva ai propri occhi, ricordava la tredicenne poco curata e bruttina di 4 anni prima e non riusciva a farne combaciare l'immagine con quella dell'adolescente voluttuosa che le stava davanti. Il principe non aveva ricordi da riordinare, aveva soltanto previsioni da capovolgere. Il colpo inferto al suo orgoglio dal frac del padre si ripeteva adesso nell'aspetto della figlia, ma questa volta non si trattava di panno nero, ma di matta pelle lattea, e tagliata bene. Vecchio cavallo da battaglia com'era, lo squillo della grazia femminile lo trovò pronto ed egli si rivolse alla ragazza con tutto il grazioso ossequio che avrebbe adoperato parlando alla duchessa di Bovino o alla principessa di Lampedusa. «È una fortuna per noi, signorina Angelica, di avere accolto un fiore tanto bello nella nostra casa e spero che avremo il piacere di rivederlo spesso». «Grazie, principe. Vedo che la sua bontà per me è uguale a quella che ha sempre dimostrato al mio caro papà». La voce era bella, bassa di tono, un po' troppo sorvegliata. Forse il collegio fiorentino aveva cancellato lo strascichio dell'accento girgentano. Di siciliano, nelle parole, rimaneva soltanto l'asprezza delle consonanti, che del resto si armonizzava benissimo con la sua venustà chiara ma greve. La porta centrale del salotto si aprì. E «Pran pron!» declamò il maestro di casa. Suoni misteriosi, mediante i quali si annunziava che il pranzo era pronto e il gruppo eterogeneo si avviò verso la stanza da pranzo. Mi fermo qui con l'invito a rimettere mano e lettura a questo bellissimo libro, Il Gattopardo, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Mi auguro naturalmente che abbiate apprezzato questi brani, questi stralci che vi abbiamo proposto. Vi ringrazio perché continuate a seguirci, la cosa ci riempie di piacere. Noi che amiamo i libri siamo estremamente contenti di avere la vostra complicità. Ringrazio naturalmente Michele Rigoni che coordina, dirige, gestisce il tutto. Ci vedremo la prossima settimana sicuramente, vi daremo delle informazioni attraverso la nostra pagina Facebook. Come vi dicevo, vi ringrazio ancora, vi auguro una bellissima serata e a rivederci, soprattutto a risentirci presto.